primi passi verso l'euro digitale. La Commissione europea ha presentato la proposta legislativa che istituisce il quadro giuridico per il nuovo strumento di pagamento a integrazione delle banconote e delle monete. La proposta va ora adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, ma a decidere se e quando emettere l'euro digitale sarà la Banca Centrale Europea. Lo strumento funzionerebbe come un portafoglio digitale. Nella zona euro le persone e le imprese potrebbero pagare con l'euro digitale ovunque e in qualsiasi momento. Sarebbe disponibile per i pagamenti online, ma anche offline, permettendo quindi transazioni da un dispositivo all'altro anche senza connessione internet, come capita ad esempio in aree remote o nei parcheggi sotterranei. Le operazioni online offrirebbero lo stesso livello di protezione dei dati dei mezzi di pagamento digitali esistenti, mentre i pagamenti offline garantirebbero un elevato livello di riservatezza e protezione dei dati per gli utenti. Il messaggio è semplice: non possiamo immaginare in un futuro digitale la moneta dominata soltanto da privati, da criptovalute, e l'assenza di un ruolo per gli stati, per la sovranità monetaria. E quindi anche in un mondo completamente diverso come il mondo digitale abbiamo bisogno di una moneta basata sulla sovranità e sulle banche centrali. Aumentare la presenza delle donne imprenditrici nella rete franchising di McDonald's è l'obiettivo del progetto Women in Franchising lanciato a Milano in occasione dell'evento L'imprenditoria femminile in Italia e il valore del networking. Luisa Adami, General Counsel and Franchising Director di McDonald's Italia. Lanciamo il progetto Women in Franchising, che è il primo networking femminile del mondo McDonald's, del sistema McDonald's, che è composto non solo dalla company ma anche dalle licenziatarie, dai licenziatari e dai nostri fornitori. Lo scopo di questo Women Networking è innanzitutto di creare awareness interna ed esterna sull'opportunità dell'impresa femminile che oggi McDonald's offre e su come incoraggiare le imprenditrici che vedono nell'affiliazione commerciale un punto di partenza per la loro attività imprenditoriale. Se è un networking che è composto da poche ma concrete iniziative, fra cui mentoring, training, abbiamo dei moduli dedicati su tematiche care alle donne come il money mindset, il linguaggio inclusivo e il self branding. Il networking è importante anche per le associazioni di categoria. Francesca De Lucchi, presidente del gruppo terziario Donna di Confcommercio Milano. Le donne ci raccontano una difficoltà innanzitutto dal punto di vista spesso burocratico, reperimento di crediti e quindi noi diamo supporto come gruppo terziario donne, come Confcommercio, nell'espletare tutte queste, diciamo, pratiche. E poi c'è il classico problema della conciliazione vita privata, lavoro e realizzazione professionale della donna. Diversità e inclusione possono diventare fattori di crescita per le piccole e medie imprese, come sottolineato da Laura Tosto, presidente di Data Contact e consigliera di Valore D. Si parla tanto di diversità e inclusione sui temi manageriali, ma si parla ancora troppo poco di imprenditoria, e quindi è importante stimolare le donne a intraprendere la strada dell'imprenditoria, nonostante ci siano ancora molti ostacoli, ma bisogna sempre più parlarne, perché se non se ne parla e se non si raccontano anche le esperienze positive, si rischia di trasmettere un'immagine di difficoltà, di rischio, di negatività, che non aiuterà a sviluppare ulteriormente questo potenziale alto bacino di competenze e di innovazione per il nostro paese. €45 milioni di valore economico distribuito sul territorio nel 2022, oltre il 40% in più rispetto all'anno precedente, e €15 milioni investiti in infrastrutture e impianti per la transizione ecologica. Numeri in crescita per A2A, che ha presentato a Milazzo, nel Messinese, il secondo bilancio di sostenibilità della Sicilia. Stefano Granella, Chief Strategy and Growth di A2A. È sicuramente un segnale positivo, è un segnale del nostro forte investimento e del nostro forte impegno
per diventare un operatore nazionale e quindi investire anche nel sud Italia, specificatamente in Sicilia. In Sicilia abbiamo veramente tante possibilità di investimento e quindi stiamo investendo e investiremo in maniera importante nei prossimi anni. Investiremo sui nostri due filoni di attività, quindi da una parte la transizione energetica e dall'altro lato l'economia circolare, quindi sia impianti e reti per la transizione energetica, sia impianti di trattamento e di recupero della materia in una logica di economia circolare. A2A vuole contribuire alla crescita dei territori, incentivando i consumi sostenibili e investendo in infrastrutture innovative in partnership con le istituzioni locali. Ne parlano Giuseppe Midili, primo cittadino di Milazzo, e Giovanni Pino, sindaco di San Filippo del Mela. Noi partiamo da quello che per noi diventa fondamentale come opportunità di economica, di risparmio sui nostri bilanci, e cioè il prossimo avvio dell'impianto Forsu che A2A si predispone a preparare qui all'interno dell'area di San Filippo del Mela. È un impianto che ci consentirà di risparmiare parecchi soldi, che ci consentirà di poter soprattutto offrire ai nostri concittadini un servizio migliore in termini di resa, ma anche in termini di velocità, di rapidità, e quindi rendere la città più vivibile, più pulita. Adesso siamo in attesa delle autorizzazioni finali. Una volta fatte le autorizzazioni finali si potrà iniziare un percorso diciamo virtuoso per far sì che l'industria diventi sempre più compatibile, più leggera e più compatibile con le altre attività. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che una imminente disposizione normativa prorogherà per professionisti ed imprese che esercitano attività per le quali sono approvate gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i cosiddetti ISA, i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023. Entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione, entro il 31 luglio 2023 applicando una sanzione dello 0,40%. Il MEF precisa inoltre che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione da ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime forfettario.